È ospite di Tele Liguria Sud l'onorevole Ciriaco De Mita, già presidente del Consiglio dei Ministri, deputato, ministro parlamentare europeo, attualmente sindaco di Nusco, presenterà un suo libro sulla Seconda Repubblica. Presidente De Mita, un ritorno alla Spezia circa 30 anni dopo che lei fu capolista della Democrazia Cristiana nella circoscrizione della Liguria. Qual è la sua idea della politica? L'idea della politica è quella che ho sempre avuto. La politica governa gli eventi, solo che gli eventi cambiano e la capacità di governarli a volte può essere sostituita dall'indicazione dell'evento, non da come l'evento possa essere governato, tanto per dire come sono cambiati i tempi. Quindi la comunicazione è più importante in questo momento dell'ideazione, secondo lei, nella politica del nostro Paese? Noi credo che abbiamo commesso un grandissimo errore. Pensare che la velocità della comunicazione garantisse una comunicazione più completa. Invece la semplificazione della comunicazione ha cancellato il pensiero. Va bene per le operazioni commerciali, perché le operazioni commerciali debbono catturare l'attenzione dell'acquirente. La politica viceversa è pensiero, e il pensiero semplificato e a volte rischia di essere parole, non pensiero, come la politica attuale dimostra. Presidente, una battuta sul referendum costituzionale, sulla riforma del Senato, la seconda parte della Costituzione, del titolo quinto, che si svolgerà nella seconda parte dell'anno. Credo che le riforme fatte siano un grande pasticcio. Per correggere un piccolo difetto, il bicameralismo ripetitivo, si è fatto un grande guaio, perché uno dei due rami è scomparso, anche se formalmente rimane, attraverso il meccanismo elettorale legittima uno che comanda e gli altri che vengono eletti si ubbidiscono. Altro è innovare le istituzioni, altro è cancellare le istituzioni. E noi siamo passati dalla legittimazione del potere di chi comanda alla soppressione del suggerimento a chi comanda di stare attento a non sbagliare.